Allora, questo paint, questo è fatto su carta lucida Bendacote. Allora, questa è una carta colorata, tipo grigio. Il video è, questo è registrato in tempo reale. Abbiamo messo un po' di bianco, un po' di nero su, preso la carta, arricciato un po' con la carta che ha fatto quegli effetti. Adesso bisogna mettere un poco di nero, quindi per l'idea di fare un pianeta dentro un altro pianeta, allora con due strutture diverse, quindi in questa. Quello è il primo pianeta, ci mettiamo un po' di nero intorno. Ecco fatto, coprendo più o meno. Si mette un po' di pittura sulle dita, con i guanti, e in questo modo si possono fare le stelle. Ok, abbiamo il primo pianeta. Allo stesso tempo, così per giocare un po' con la parte, diciamo così, di spazio che c'è, rendendolo un po' più. Un po' più astratto in quella parte di cielo che si vedrà. Vi ricordo che comunque questa carta è la Bendacote, si chiama Bendacote, è una carta lucida, molto lucida, che non assorbe la vernice. Quindi è molto adatta a questo tipo di pittura, rende il quadro più lucido. Quindi adesso ci ho messo prima un po' di bianco sotto e aggiungendo il nero, questo è un dipinto in bianco e nero, usando solamente questi due colori e un poco di trasparente. Questa carta la potete ordinare alla stamperia Rimini, se qualcuno vuole provarla. Io la trovo che rende molto bene. Si lavora meglio, la spatola scivola meglio, la carta scivola meglio per mischiare i colori. C'è bisogno anche di meno vernice per lavorarla. Oh, ecco, voilà. Qua ci abbiamo i pianeti. Ci siamo creati delle montagne così mischiando la carta. Vedete come scivola bene. Allora, vi dicevo, questa carta Bendacote con la K, Cote, si può ordinare alla stamperia Rimini. Chi volesse provarla, loro è una carta nuova che hanno in assortimento. E per ordinarla, il link lo trovate nella descrizione.
lastamperiarimini@gmail.com. Ma avete il link nella descrizione. Adesso diamo un po' più di risalto alle montagne. Con la spatola si gratta via un po' di vernice in questo modo. Vedete, io la trovo che la spatola scivola molto meglio. Ecco, con la spatola ci facciamo radici, ci facciamo le come delle pietre. Vedete, scivola alla perfezione. Mettiamo giù il nero. Con un cartoncino facciamo questo movimento. Creiamo un effetto di acqua. Così ancora una volta per renderlo più chiaro. Adesso si mette un po' di trasparente e sempre con la spatola si disegna, in questo caso disegno un veliero asportando la vernice. Così si fanno gli alberi del veliero. E adesso le vele. Qualche riflesso nell'acqua.
ecco fatto un veliero. Sì, con la spatola si può disegnare quello che si vuole. Aggiungo anche un poco di bianco. Si deve creare degli effetti di luce nell'acqua. Adesso con una spugnetta o con una bustina di plastica di quelle tipo trasparenti molto fine, si impregna il colore sulla spugnetta, su questa plastica, per fare delle foglie sull'albero. Così in questo caso il paint era in bianco e nero, fatto solo con il bianco e il nero, ma ho voluto metterci un poco di colore, quindi nell'albero questo più grande, foglie gialle e verdi, mentre l'altro con un poco di rosa, mischiando il rosa, il blu e il bianco. Ci viene questo effetto così, queste foglie. Ancora un poco di rosa, fare qualche un effetto di roccia. Con la carta si toglie la vernice, si toglie e si mischia automaticamente in questo modo. Poi ancora con la spatola si fanno dei contorni, si deve creare così questo effetto di pietre, rocce. Allora, adesso il paint è quasi terminato, aggiungo così qualche uccello, per crearli in questo modo ancora più profondità e dargli più vita. Aggiungo trasparente in tutto il foglio, su tutto il paint, per dargli ancora più lucido, e non resta che firmarlo. Mauro Sposito 2020. Adesso il paint è terminato. Così lo mostro per far vedere
meglio i dettagli. Ecco a voi ragazzi e ragazze, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.